Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, come state? Beh dai, spero tutto bene, spero che in questo giovedì si stia un po' iniziando a scaricare quelle che sono state le scorie di questo weekend di Serie A. Poi noi questa settimana giochiamo addirittura di lunedì, quindi stiamo ben 8 giorni fermi senza la Juventus. E devo dire la verità, in questo momento qui, in cui mi piacerebbe scendere in campo subito per provare a sistemare quanto accaduto nelle ultime due gare, è un peso, un macigno. Quest'anno senza coppe, secondo me, ci sta portando anche all'estremo della noia, perché va bene che l'attesa stessa è forse essa stessa al piacere, però la partita mi appassiona decisamente di più rispetto ai giorni che rimangono da contare prima del prossimo match. Io non sono ancora completamente ripreso, non mi sono ancora completamente ripreso da domenica sera. E poi secondo me quella con l'Empoli è una partita che pesava ancora di più. Pesava ancora di più perché con l'Empoli la Juventus aveva assolutamente il dovere di vincere. Con l'Inter, a maggior ragione questa Inter, a San Siro la sconfitta ci sta, non è quello il problema. Il problema è che si inizia a perdere tanto, tanto, tanto la distanza minima con la vetta della classifica. E questo, secondo me, rischia di essere un bel terremotino in casa Juve. Dico rischia perché ovviamente non abbiamo la certezza di questa cosa. E allora due richieste. La prima è di lasciare un commento, un mi piace e un'iscrizione a questo canale, perché oggi andremo a trattare una tematica, tra le altre cose, secondo me, molto importante. E la seconda è di sintonizzarvi oggi alle ore 14 su Bobo TV Channel, perché con doppio passo andremo, tra le altre, a parlare proprio di questa cosa qui, sulla Juventus. Ci sarà una discussione, secondo me, importante sulla Juve, relativa a quello che dovrà essere il futuro della Juve, ma non il futuro, programmazione, robe. Quelle abbiamo già parlato nelle ultime ore, nelle ultime giornate, perché la delusione aveva preso il sopravvento e secondo me ci stava un piccolo sfogo. Però già a partire da oggi, che è giovedì, dobbiamo ricominciare a entrare all'interno di quel mood che racconta la Serie A e la stagione corrente. Perché, come vi dicevo anche di recente, dopo San Siro non è finita la stagione. La Juventus deve comunque scendere in campo e ovviamente deve scendere in campo anche in Coppa Italia. Io ora la Coppa Italia la bramo, la desidero. E so che è una cosa che per un tifoso della Juventus può essere anche priva di significato, ma per me ha un significato enorme. Perché la Juve, che viene da 2 annate consecutive senza titoli e da 3 annate piene senza lo scudetto, almeno una coppa deve portarla a casa. L'anno scorso è sfumato anche quello che poteva essere il sogno di una coppa europea come la Coppa UEFA e l'Europa League. Chiamatela come volete, sono rimasto un po' indietro. E quindi almeno la Coppa Italia, secondo me, la Juventus deve per forza di cose sollevarla quest'anno. Perché un terzo anno senza trofei sarebbe oggettivamente troppo. E perché la Juve, dati alla mano, è la squadra migliore rimasta oggi in Coppa Italia. Perché poi bisogna sempre essere onesti e fare un ragionamento. E cioè che in Italia, ad oggi, perlomeno in questo momento qui, la Juventus è di gran lunga la seconda miglior squadra d'Italia, cioè meglio della Juve in Italia oggi c'è solo l'Inter, e l'ha dimostrato sul campo l'altro giorno, secondo me con un divario ben maggiore rispetto all'1-0. Poi gli scontri diretti sono sempre partite un po' particolari, e alla fine il calendario, alla fine quello che rimane alla storia è 1-1 a Torino e 1-0 a Milano. Però secondo me il distacco tra Juve e Inter è enorme e passa principalmente dai calciatori e poi da quello che è stata invece l'evoluzione che ha portato l'Inter a massimizzare quelle che sono le caratteristiche dei suoi calciatori, e questo si traduce in 51 gol segnati, mi pare 10 subiti, in 22 giornate di campionato. E sono numeri veramente distanti. Già la Juve, che ha un'ottima difesa, la seconda miglior difesa del campionato, mi pare essere ferma a quota, quanti ne abbiamo presi? 14, esatto, 14. Quindi l'Inter comunque è anche difensivamente meglio della Juve. E poi c'è quel distacco notevole, l'Inter ha segnati 51, noi 36, ripeto, passa sicuramente dalle qualità dei calciatori, ma ricordatevi, non solo quello, principalmente, perché poi le partite, io sono dell'idea che gli scontri diretti, le stagioni, i punti derivino tantissimo dalle giocate dei calciatori, dalle qualità dei calciatori. Io non ho mai visto nessun allenatore forte vincere con delle squadre deboli. Questa cosa è molto complicata.
Cioè, tutti i più grandi calciatori, tutti i più grandi allenatori hanno sempre detto che senza i grandi calciatori poi i trofei non si vincono. Ma io non credo che la Juve non abbia questi grandi calciatori. La Juventus ha assolutamente un'ottima rosa, in questo momento l'Inter è la migliore, ma l'Inter è avanti anche da un altro punto di vista. Però quello che volevo analizzare oggi insieme a voi, intanto è la condizione di alcuni calciatori. Tradotto, Vlahovic come sta, dato che ha avuto qualche problemino? Perin ha avuto dei problemi e dovrà stare fermo un pochettino, quindi in questo momento Szczęsny dovrà stringere i denti ancora di più. Magari ci poteva essere sul calendario qualche partita in cui la Juventus poteva accennare un minimo di turnover. Vediamo come sta Chiesa, che è stato fermo tanto tempo. Rabiot non mi è sembrato al 100%. Bisogna ripartire comunque, non bisogna arrendersi. Bisogna dire che la stagione è ancora aperta, ci sono ancora tante partite da giocare e nonostante uno stop, bisogna andare avanti. La mia domanda però ora è una, perché io ve lo ripeto, alla fine sono i calciatori che vanno in campo e fanno la differenza, in positivo o negativo. Possono esserci occasioni positive o occasioni negative per i giocatori. Poi l'allenatore deve metterci, secondo me, l'ultimo 20-25%. Secondo me all'interno di una stagione 20, no, 25-30% è quello che passa dall'allenatore. Poi il resto ovviamente lo fanno i calciatori. Però in questa stagione noi abbiamo spesso e volentieri sentito i calciatori della Juventus dire che credono nel sogno scudetto. Abbiamo sentito Rabiot, abbiamo sentito Szczęsny, abbiamo sentito Gatti, abbiamo sentito Vlahovic che ha detto sì, d'accordo. Cioè, ne abbiamo sentiti tanti dei calciatori della Juve che ti hanno detto: guarda, con tutto rispetto, va benissimo la qualificazione, ma la Juve vogliamo vincere, andiamo in campo per vincere, inseguiamo. Quindi, dato che tante volte abbiamo detto che quest'anno la Juventus è un agglomerato fantastico, meraviglioso per come si sta lavorando da quel punto di vista, da quel punto di vista del gruppo che si è creato, e quindi bravo Allegri a trovare l'alchimia con i giocatori, bravi giocatori a seguire Allegri dopo che l'anno scorso sembrava che fossero andati da una parte, queste sono tutte cose che abbiamo già detto tante volte. Però, dato che appunto la Juventus si è ritrovata, secondo me, in questa posizione di classifica, andando oltre quelli che sono stati i limiti caratteriali dell'anno scorso, proprio perché secondo me c'era questa volontà nei calciatori di far vedere che questa sconfitta di San Siro quanto peserà sulla Juve? Perché se dal punto di vista tattico non mi aspetto novità, non mi aspetto una Juve più alta, una Juve che tira più in porta, una Juve che palleggia di più, una Juve con un cambio modulo, il tridente piuttosto che due attaccanti, tutte queste cose non me le aspetto. Ok? Io voglio semplicemente puntare il focus dal punto di vista mentale. Se tanti punti magari questa Juve li ha fatti perché i calciatori volevano dimostrare che andare oltre i loro limiti e alla fine festeggiare lo scudetto creando un miracolo sportivo. Ora che l'Inter è lontana e può allontanarsi ancora di più con il recupero, la Juventus peggiorerà il rendimento perché c'è stato a questo inciampo mentale nelle ultime due, tra Empoli e Inter, è il fatto che questo momento negativo si è arrivato proprio in concomitanza, in vicinanza allo scontro diretto. Può essere un collegamento, perché non prendiamoci in giro, Juve Empoli viene inquinata, contaminata dall'espulsione di Milik, e questo è un dato di fatto. Come dicevo prima, Milik che fa tripletta in Coppa Italia, Milik che fa l'espulsione in campionato, alla fine le partite vengono decise, no, dai giocatori. Questo credo che sia un dato di fatto, in positivo e in negativo. Ma Milik fa quell'intervento lì perché? Perché io ora non posso fare altro che domandarmelo. Iniziavano a sentire tanta pressione? Cioè la Juventus sentiva che si stava avvicinando quello scontro diretto e non è riuscita a gestire la pressione? Perché Milik non aveva motivo sullo 0-0 dopo 15-20 minuti di fare un intervento del genere, a meno che non si volesse lottare con sangue e sudore davvero su ogni pallone, e va esattamente nella direzione che ha preso questa Juventus qui di quest'anno, una Juve che tatticamente non è irresistibile, il palleggio della Juve è scarso, la Juventus crea occasioni su calcio piazzato o su ripartenza, difficilmente fa un'azione fatta bene, poi le fa come quella del gol di Firenze che secondo me è stata meravigliosa, però è più raro, la Juve è più pericolosa su altre cose. E allora non è che è tutta nella direzione della lotta, del sudore, del sacrificio, dell'impegno di andare oltre. Allegri ha parlato di limiti tante volte quest'anno. Allora secondo me la Juve è tutta lì. E quella partita prima dell'Inter, che è un semplice Juventus-Empoli in casa e cavolo, ce lo sbraniamo, diventa pericoloso. Diventa pericoloso e diventa una buccia di banana sulla quale la Juve è inciampata, è scivolata. Quindi questo punto in due partite, dopo
una competizione mentale, mediatica, a distanza, tra Juventus e Inter sul tema scudetto, lo vincete voi, per noi sale guardie, i ladri, i cacciatori, le volpi, Sinner, Djokovic, quello che volete, c'è stato di tutto, le lepri, non le volpi, c'è stato di tutto. Secondo me Empoli è stata una buccia di banana che la Juventus sentiva in vista dell'Inter, e l'Inter potrebbe essere stata una bella botta tra capo e collo, che un po' è stato il mio umore per tutta la puntata di Tutto in the Box. Lunedì continuavano a dirmi, ho letto anche nei commenti gente che mi diceva, ma quella faccia, ma ragazzi, ma io quando perdo dall'Inter il giorno dopo la sfida scudetto posso essere felice, posso sorridere? Cioè, non c'è niente che mi dia più fastidio nel mondo probabilmente che fare complimenti all'Inter, sportivamente parlando, ovviamente. Posso farlo con il sorriso stampato in faccia? Sarebbe grave, per quanto mi riguarda. Con tutto l'amore che nutro verso la Juventus, presentarmi il giorno dopo aver perso con l'Inter, con il sorriso stampato in faccia, fare complimenti all'Inter, tutto bello, sorridente, felice, sarebbe... Meno male che non è così, ecco, mi viene da dire, meno male che non è così. Perché ora la tematica è la seguente. La Juve deve stare attenta al Milan. Io ora guardo la prossima giornata di Serie A e ci sono due big match. Li abbiamo preparati, oggi ne parleremo alla Bobo TV Channel. C'è Roma-Inter a Roma, quindi un bel battesimo di fuoco per De Rossi che le prime le ha vinte contro squadre abbordabili, ma ora arriva l'Inter. E poi c'è Milan-Napoli. Quindi... ipoteticamente la Juventus che gioca in casa con l'Udinese è la squadra più avvantaggiata tra le prime tre in classifica per quello che è il calendario, no? Gioca anche dopo, sa già i risultati. La Roma può essere una squadra che ruba dei punti all'Inter? Sì, può essere sulla carta assolutamente, sono comunque squadre che orbitano le prime posizioni in classifica anche se con tanti punti di distanza, tanto gap. Non credo che la Roma ruberà dei punti all'Inter, però sarebbe bello sperarci, perlomeno, perché poi, io ve l'ho detto, io vivrò d'ora in avanti ogni singola partita con questo mood qui, con questa maglia qui addosso. Cioè, questo è il nuovo mood che cancella quello del va bene, guardate, vediamo, poi... Adesso io non ci credo, perché non ci credo, perché la logica ti impone... Però la piccola percentuale di cuore c'è, e quindi non succede, ma se succede il 5 maggio. Ma soprattutto il Milan, perché ora il mio focus è il Milan. Perché io ho paura che questa Juve possa cadere all'interno di un vortice che la porta a perdere sicurezze e certezze. Perché io sono davvero convinto che questa Juve sia arrivata fino a questo punto perché si è fatto un lavoro magnifico a partire da Allegri, arrivando ai giocatori, su quella che era la consapevolezza, la presa di posizione di quelli che sono effettivamente i valori di questa Juve. C'è una squadra che... per lo scudetto ci può lottare, ma deve crederci fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultimo briciolo di energia. Io sono convinto che la Juve da qui alla fine le possa vincere tutte, perché come vi dicevo prima, per la Coppa Italia la Juve è la più forte, è rimasta perché è la seconda migliore squadra in Italia dopo l'Inter. E quindi dato che con l'Inter in campionato non ci dobbiamo più giocare, io sono convinto che la Juve possa vincere tutte le partite da qui alla fine. Questo sulla carta. Però poi la differenza cade in campo. E l'abbiamo visto con Milik, nel bene e nel male. E allora io vi dico che temo che la Juventus possa avere questa flessione di rendimento, proprio perché tutta la stagione della Juventus era stata incentrata su quella roba lì. E allora bisogna vedere come reagisce questo gruppo a quella roba lì, a questo scivolone di San Siro, che era già iniziato con l'Empoli, che secondo me era già un piccolo segnale di tensione. Quindi io mi auguro di sbagliare, e perché questa giornata di Serie A nello specifico, per fortuna, cade a pennello, no? Casca fagiolo per la Juventus, l'Inter che va a Roma e il Milan che gioca in casa contro il Napoli e la Juve con l'Udinese. Quindi statisticamente la Juventus qualche punto dovrebbe recuperarlo, sia sull'Inter che sul Milan. Può accadere questa cosa, la Juve paradossalmente può recuperare punti sia sull'Inter che sul Milan, allungare sul Milan e avvicinarsi all'Inter. Questo può accadere, assolutamente. Però ho un po' paura di quello che è il contraccolpo psicologico di questa squadra qui, perché non mi sembra una squadra che comunque psicologicamente sta al 100%. Al 100% no. Ci sta lavorando, perché rispetto all'anno scorso
Le montagne russe sono diminuite tantissimo e alla fine della fiera siamo qui a parlare di una Juve, ripeto, che è la seconda miglior squadra d'Italia, che ha perso due partite in stagione. Due ne ha perse. Una col Sassuolo e una allo scontro diretto con l'Inter. Quindi dal punto di vista del rendimento la Juventus sta facendo un percorso meraviglioso. Meraviglioso. Però ho paura che questo percorso potesse essere stato tutto orientato e dedicato a qualcosa che rischia di sgretolarsi. Quindi sono curioso di sapere la vostra opinione. Lo torno a ribadire, non voglio che passi il concetto sbagliato. La Juve le può vincere tutte. Cioè, da qui alla fine la Juve le può vincere tutte. Però le vince tutte da qui alla fine, o comunque lotta per vincere tutte da qui alla fine, a una sola condizione: ritornare in campo ogni singola volta con quell'atteggiamento mentale, che è diverso dall'atteggiamento della partita che deve fare, ma quella concentrazione. Ecco, concentrazione credo che sia la parola giusta, che ti ha permesso di arrivare fino lì, partendo dall'allenatore, arrivando ai giocatori, passando soprattutto dai giocatori, perché sono quelli che poi fanno la differenza. Poi io ribadisco, dire che le partite le vincano solo i giocatori, secondo me è offensivo nella figura degli allenatori, sia quando ne parliamo bene, sia quando ne parliamo male. Perché se poi vincono e perdono i giocatori, anzi, se poi vincono gli allenatori e perdono i giocatori, o vincono i giocatori e perdono gli allenatori, si perde, secondo me, tutto quello che è il bello del calcio, cioè cercare effettivamente di andare a scavare e a cercare di capire che cosa è sbagliato, che cosa è giusto. Perché se no, se sempre è colpa di uno e merito dell'altro, secondo me è un po' un problema. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ma soprattutto alle 14 ci vediamo su Babbo TV Channel, perché la discussione sarà aperta. Sono veramente curioso.